Una volta andai a sentire Chuck Berry in un club e a un certo punto non resistetti alla tentazione di chiedergli uno dei miei brani favoriti, Nadine. Nadine. Se vi capita, ascoltatelo, Nadine di Chuck Berry. Dei ragazzini inglesi alla fine degli anni 50, all'inizio degli anni 60, ascoltavano Chuck Berry, si chiamavano Keith Richards, si chiamavano Mick Jagger e diventarono suoi fan. Anche i John Lennon, tant'è vero che uno dei primi brani, una delle prime cover dei Beatles era Roll Over Beethoven, Roll Over Beethoven. Insomma, Chuck Berry è il maestro dei maestri. Io, anziché fare le cover di Chuck Berry, ho preso spunto dal suo modo di fare rock and roll e quindi, meno male che adesso non c'è Nerone, in prigione, in prigione. E fanno parte di questo mondo, del rock and roll.